Lei ha contribuito a quello che chiamo un cambio culturale climatico, un climate change, in una parte Nico che era soffocata da vecchia politica. Lei ha portato un fresco vento di novità e non dimenticherò mai il nostro volantinare per le strade di Partinico, entrando in tutti i negozi, nei bar, entrando a presentarsi alle persone e poi i comizi in piazza insieme con lei, e poi lo straordinario successo elettorale che dava il segno che lei non era una marziana come qualcuno dei vecchi politici voleva far credere, ma che lei interpretava proprio i sentimenti della maggioranza degli abitanti di Partinico, che sentivano il bisogno di dire basta, sentivano il bisogno di non vergognarsi più di essere siciliani e partinicensi, che volevano in qualche modo immaginare possibile, come Gigi ha sempre fatto, di coniugare radici e ali. Non un ricordo, ma semplicemente memoria. Memoria di un genio, di una donna che ha dato tutto a sé e anche a tutti noi di Partinico, perché quando lei è arrivata questa novità a Partinico, certo non è che stavamo molto bene, e quindi oggi stiamo appunto festeggiando il genio femminile, e lei è stata un genio, come hanno detto i relatori, un genio perché ha visto, ha prevenuto il futuro, ecco.